L'operazione Remuntada, come la chiamano qui a Barcellona, è già cominciata. Ans i deixarem la piel. Noi daremo la pelle, in catalano, è lo slogan ufficiale della partita, stampato sulle magliette nere e sulla pagina internet del Barcellona, che chiama i suoi tifosi alla mobilitazione generale. Domani sera tutti devono dare la pelle, i giocatori in campo, ma anche i tifosi sugli spalti. E la richiesta ufficiale è che il Camp Nou, che adesso vedete vuoto, sia pieno già a partire dalle 20, 45 minuti prima del calcio d'inizio, per cominciare a creare l'atmosfera giusta, l'ambientasso, dicono da queste parti, già al momento dell'ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento prepartita. Su ognuno di questi 90.000 seggiolini, quando avranno finito di pulirli, sistemeranno i cartoncini colorati per la coreografia prepartita. Prima i tifosi accompagneranno il pullman della squadra dall'hotel fino allo stadio, in quella che qui già chiamano la carovana degli eroi. Ma se mercoledì toccherà agli aficionados culé fare la loro parte, i mezzi di comunicazione catalani hanno già cominciato a scaldare la vigilia. Tutti a intervistare Pichi Alonso, l'uomo dei tre gol nella remontata della semifinale di Coppa dei Campioni dell'85-86 contro il Göteborg. Contro l'Inter, al Barça, servirà il suo spirito, come dicono qui. E non solo. Sono grandi ricordi per noi, anche perché l'arbitro Casarin annullò un gol agli svedesi, che inizialmente aveva convalidato. Pichi Alonso ha un consiglio buono per tutte le televisioni locali, ma non è tipo da cadere nei tranelli della prensa italiana. Tu credi, che io debba dire a Mourinho cosa fare? A Barça TV non hanno dubbi sulla remontada. Nella redazione al Camp Nou contano le ore che mancano al calcio d'inizio a colpi di spot. Este miércoles, remontada. Todos en el Camp Nou a las 8. Lleva con orgullo la camiseta y tiñe todo el estadio de color blaugrana. Barça Inter. Todos nos dejaremos la piel. Qui ci credono tutti, anche i radiocronisti preparano l'acuto. Gol de Ibra, gol de Ibra, gol de Ibra, gol de Ibra, gol de Ibra! Poder sueco! La remontada, el Barça estará en la final del Santiago Bernabéu. Marco Ibra, Barça 2, Inter de Milán 0! Tutto uno stadio blaugrana, giornalisti compresi, o quasi, perché al Camp Nou ci saranno anche 4.500 tifosi dell'Inter. Tifosi interisti, sentitevi a casa anche a Barcellona. E qui a Barcellona c'è anche un Interclub. Noi non ci faremo intimidire, per cui saremo lì a tifare la nostra squadra, a difendere i colori dell'Inter. Potrebbe non bastare, ma per cominciare ad esorcizzare l'operazione Remuntada, una Vespa rossa che sfreccia nei pressi delle Ramblas, non è male. Per Sky Sport 24, da Barcellona, Marco Foroni.